Ciao a tutti, sono Eli Gottlieb, l'autore di Il ragazzo che andò via, il mio romanzo che esce da Minimum Fax 6 agosto, e volevo parlarvi un attimo di questo libro. È il mio esordio e, come tanti esordi, è stato frutto di una lunga sofferenza, una lunga distillazione di temi e di strutture narrative. Alla fine è uscito questo romanzo che è, come tanti esordi, è piuttosto autobiografico, anche con delle invenzioni chiaramente. È un libro che parla di una famiglia afflitta dall'autismo negli anni scuri dell'autismo, cioè anni 60. E si abbina molto bene con un altro mio libro, uscito da Minimum Fax qualche tempo fa, che si intitola Un ragazzo d'oro. Insieme a questi libri sono un po' complementari perché offrono un ritratto di una famiglia visto da due punti di vista e in due tempi diversi. E in questo funzionano un po' come un planetario familiare che offrono una veduta delle costellazioni che si muovono nello spazio-tempo in questo caso. E, cioè, posso aggiungere solo che nonostante che la tematica di questo libro è un po' pesantuccio, magari non è una lettura estiva tipica. Dall'altra parte ho fatto una lunga ricerca sulla fraseologia per farle originale, insomma, per dire lo stile compensa per la pesantezza del soggetto, almeno spero così. C'è solo da aggiungere che sono contentissima che voi state uscendo da questo inferno recente. Purtroppo noi siamo ancora nel bel mezzo e non si sa come usciremo. Ma speriamo che almeno vi divertite con questo libro e ci vediamo presto, sia nella pagina del libro sia nel ciberspazio durante il mio piccolo tour. Grazie a tutti e ciao!